Ciao a tutti, sono Claudio del Caffè La Mia Passione, bentornati sul mio canale. Oggi voglio fare una sfida fatta con una Frog, che è la macchina che tutti conosciamo, e con la miscela blu, che è la miscela più venduta in Italia. Quindi voglio mostrarvi come viene erogata dalla Frog e voglio metterla a confronto con la mia miscela più venduta, che è la miscela chiara. E questa sarà una bella sfida interessante e voglio sapere a voi chi vincerà e tutto questo lo facciamo dopo la sigla. Iniziamo! Come vi dicevo, il video di oggi tratterà l'argomento più comune di chi si approccia al mondo a cialde, ovvero magari l'acquisto di una Frog, in questo caso però una Frog speciale perché la Frog è in versione 99 caffè. Se non sapete le differenze vi rimando alla video recensione che ho fatto su questa Frog, che è una Frog normale come quella appunto che trovate ovunque, ma ha una piccola modifica che fa DDS per noi, che rende il caffè ancora più caldo, ancora più corposo e cremoso, ma non vi rifaccio la recensione di questa, ma vi rimando a vederla. Quindi una Frog e poi in questa Frog andiamo a fare l'estrazione più comune, ovvero la miscela più venduta in Italia, che è la miscela blu di Borbone. Questa miscela blu di Borbone sfiderà la mia miscela più venduta, la miscela chiara. Anche di questa ho fatto la recensione a cui vi rimando, in cui vi spiego come è stata pensata, come viene erogata e che miscela appunto ha dentro e che componenti ha dentro. Ma partiamo dalla miscela blu di Borbone. Da qualche anno Borbone utilizza questo incarto che va riciclato nella carta. È un incarto che io non amo tantissimo, infatti da quando viene usato questo incarto la scadenza del caffè Borbone diventa un anno e non più due, perché è un incarto che fa traspirare di più il caffè e io questo non lo amo perché ovviamente più traspira all'interno della confezione più si va a deteriorare perché il nemico del caffè è sempre l'ossigeno, l'aria appunto e la luce. E in più Borbone in questa cialda di caffè, come in tutte le sue cialde, mette 7,2 grammi, che è il giusto quantitativo per una cialda. Io, essendo un po' ossessionato alla qualità, invece nelle mie cialde chiara arrivo a mettere 7,8 grammi, che è più di quello suggerito da tutti, ma io cerco di mettercene il più possibile, perché ovviamente più il caffè c'è, più ve lo ritroverete in tazza come sapore gustoso e corposo. E io invece utilizzo un blister tradizionale, con scadenza quindi 2 anni. Ora, prima cosa, andiamo a vedere come questa Frog in versione 99 caffè eroga questa miscela Borbone blu. Ok, questo è il risultato in tazza. È venuta una buona crema, un colore nocciola, il classico, la classica miscela Borbone. Se volete un confronto tra tutte le miscele Borbone, perché come sapete c'è anche la oro, c'è anche la nera, c'è anche la rossa, anche la deck e anche la light, se volete un confronto tra tutte le miscele Borbone fatemelo sapere nei commenti, mi piacerà assaggiarle tutte e confrontarle per voi. Oggi è in confronto la mia miscela, quindi non mi va di esprimere giudizi perché sarei di parte, ovviamente. Comunque, per i miei gusti, ha un sentore un po' troppo di bruciato. E il risultato dell'estrazione, ovviamente, è corretto. Borbone è uno standard, ovviamente, essendo un prodotto così diffuso, è sicuramente lo standard di riferimento per tutti. Oggi, però, mi andava di giocare e di metterlo a confronto la mia miscela chiara. Quindi, rimuoviamo la vecchia cialda, non lasciatela mai all'interno della pressa, perché altrimenti vi rovina la guarnizione, e andiamo invece a vedere come viene erogata la mia miscela chiara. Quindi stesse condizioni, stessa macchina, stessa acqua, e sono proprio curioso di vedere e dimostrarvi come viene. Non l'ho provato prima questo video, ma sono molto fiducioso di come viene la mia miscela chiara.
Eccola, sicuramente il risultato è più corposo, più cremoso, anche come si muove la crema, è una crema più solida, più consistente e come ho detto non mi esprimo sul giudizio del gusto perché la mia miscela sarebbe troppo di parte, però è un risultato sicuramente diverso. Come dicevo, nella miscela chiara ci sono più grammi di caffè e ovviamente sono diverse anche le materie prime. Quindi non voglio esprimermi sul giudizio, il giudizio lo sarete fatto voi vedendo queste immagini. Se avete curiosità di assaggiare Bourbon, le miscele Bourbon le trovate comunque sul mio sito, ovviamente le mie miscele le trovate anche sul mio sito, e soprattutto se volete vedere altri video confronti fatemelo sapere qui nei commenti. E poi per chi volesse invece passare nel mondo a cialde, ricordatevi sempre di rimuovere la cialda dopo averla utilizzata e estratto il caffè, e vi ricordo che le macchine a cialde ovviamente per me sono sempre un consiglio perché rispetto alle capsule tendenzialmente le cialde hanno sempre più grammi di caffè, quindi vi ritrovate in tazza più caffè, è sempre meglio piuttosto che avere meno grammi tipo la Nespresso. In più la cialda è un prodotto compostabile, quindi più amico della natura, si può differenziare l'involucro nella plastica o nella carta, e invece la cialda, oramai il 99% delle cialde in commercio vanno nell'umido perché sono compostabili, e in più è l'estrazione più simile al bar, proprio per il meccanismo di estrazione, per come è stata proprio ideata e brevettata, è il metodo di estrazione più simile al bar. Quindi se siete appassionati di caffè fatevi un giro sul mio canale YouTube per vedere tutte le recensioni delle macchine a cialde, e magari anche sul mio sito perché sono tante offerte come in questo momento su questa Frog. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto e come sempre ci vediamo sabato prossimo alle 2. Un saluto da Claudio, ciao!